Capisco se è una proprietà privata, però no. No, posso mettere qui. Oro, già trovato. Ragazzi, i pollicioni sono in altissima montagna, Val d'Aosta. Ma non è questo il torrente che sto andando a cercare, eh. Ho trovato solo questo rigagno, lo voglio vedere un attimino. C'è del quarzo anche, che salendo qua ne ho visto veramente poco, quindi vediamo un po'. Non so neanche dove andare a guardare, qua in mezzo, non so. Qua forse, guarda. Questo l'ho tolto, aspetta, tiriamolo via un attimo questo. E lo sto materiale? È un rigagnolo che mi è un attimo prima del torrente dove sto andando. Noi gli diamo un'occhiata, siamo qua. Acqua ce n'è da lavare qua. Non tanta. Dobbiamo farcela qua un po' l'acqua. Devo fare una pozza qui. Vediamo un po' di tirare via qualcosa qua, forse questo viene. Per fortuna ho la battea più piccola, forse riusciamo a lavare qui in mezzo. Visto cosa serve la battea piccola? Guarda. Guarda cosa serve la battea da 20. Hai visto? Ecco, questa è una battea da 20, vedi? Guarda cosa riesce a fare con una battea da 20. Sfido qui in mezzo a lavare con le classiche battee da 34, da 40, le battee da gara che fanno vedere tutti. In prospezione ci va roba piccola. Canaletta piccola, battea piccola, tutto piccolo. Vediamo un po'. Ma dopo ci metto dentro la calamita qua, eh. Voglio vedere un attimo. Devo mettere dentro la calamita. In questo rigagnolo vediamo un po' la magnetite qua, non ce n'è assolutamente, ai ai ai, non c'è magnetite qua, no 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 no, no. Proviamo qua, no. Non c'è magnetite qua. Ancora qua. C'è quarzetti, vedi?
Corsetti ci sono. Praticamente zero magnetite qua. No, magnetite qua non ce n'è. Proviamo in altri posti, ma no. C'è quarzo qui, guarda. C'è del quarzo qui, guarda che lo vedo. Sì, quarzo ancora grezzo qua, eh. Praticamente si è solo spaccato dalla montagna, no? Forse quello ha fatto. Guarda, quarzo su scisto. Ecco, abbiamo il tafano anche qua sopra, sì. Un bel tafano anche qua sopra. Allora, dicevo, quarzo c'è, guardalo qua. Una mena di quarzo su scisto, vedi? In mezzo proprio. Si è rimesso lì. Là. Che cazzo c'è qua sotto? Sta sberla qui, lo tiro via. È bella dentro. C'è ancora una batea qui, la scavare un po' più sotto. Guarda, scisto, mica scisto. Viene via questo. Sì. Madonna, lavata sta roba qui. E poi veniamo di arrivare al torrentello se riusciamo. Prendiamo questa. Non la pala. Proviamo per questo. No, ci stiamo qua. Di acqua ce n'è poca. Devo riprendere la battea piccola, la metto qua. Mi rimetto qua. C'è una piccola dighetta qui.
E l'abbiamo qua, un po' sporca però. Così. C'è veramente un filo d'acqua qui. Arriviamo un po' alla volta. Vediamo un po' questo. Prospezione questa, ragazzi. Questa è prospezione. Non sono veramente mai stato qua. Vediamo. Troviamo qualcosa. Mica. No. No, no. C'è tanta mica. Ma altro. No, non si ferma niente di. Abbiamo la tutta. Non c'è il nero, vedi? Non c'è il nero. Non c'è nero e non c'è oro. Assolutamente. Non c'è nero e non c'è oro. Non c'è trucco e non c'è inganno, tra l'altro. Perché io sono una persona seria. Io. Prima di mettere il video avrei potuto mettere quattro pagliuzze e fare il fenomeno. Tutto contento. Guarda cosa ho trovato. Ho una pepitina. Ma io sono una persona seria, non c'è trucco, non c'è inganno, c'è qualche granato, poca roba, manca assolutamente il nero, ci sono i quarzetti, manca il nero della magnetite e ci manca l'oro. Teniamo questi due qua. Ma no, non c'è niente qua, ragazzi. Vediamo se si muove questo. Se si muove non è bedrock. Questo non è bedrock, si muove, è una pietra. Ma si muove anche quella, quindi neanche quella è bedrock. Chissà dov'è il bedrock qua. Mi sa che è bella sotto. Il bedrock è bello sotto, mi sa. Ma se non ci sono neanche gli elementi, insomma, è inutile. Avremmo dovuto trovare già degli elementi, se c'erano. E niente, dai, mi lavo le mani.
proseguo oltre questa collinetta c'è un altro torrente, vedo se ci arrivo. Intanto metti un bel mi piace se ti va. E io proseguo questa ricerca, insomma. Abbiamo la focaccina. Dai, faccio ancora un salto in quel torrente che dicevo. Il tempo sta cambiando. Sono abbastanza lontano da tutto. Ho preso tutto, sì. Fammi vedere questo torrentello qua che lo stavo studiando, non so neanche se si scende. Vediamo. E si scende, dai, in qualche modo si scende. Almeno. Sembra che si scende. Più o meno c'è un sassolino nello scarpone, mi dà fastidio. Aspetta un po', ok, ho detto che si scende, va. Non di qua. Forse di qua. Insomma. Ah. Bedrock. Qual è il bedrock? Però. Insomma. Non è poi così scontato scendere qua. Questo qua non mi tiene. Lì ti spacchi la gamba di sotto. Tutto nascosto, c'è delle rocce brutte. E vabbè. Ma ancora di qua. Ci siamo, qua si scende. No, guarda che buco che c'era qua, se mettevo il piede qua ti spacchi la gamba. Hai visto? Guarda qua che buco. Lascia un attimo questo qua. Vedi là. È abbastanza ripido, puoi salire anche. Ci andava una corda che non ce l'ho. Oh. Dai, diamo un'occhiata qua. Prima che viene brutto. Diamo un'occhiata qua. Diamo un'occhiata qua. Qua ci sarebbero due giornate qua per dare un'occhiata. Però, intanto vi faccio vedere il posto, poi magari ci ritorno. Se trovo solo... Devo trovare il magnetite, ragazzi.
Guarda che bedrock che c'è qua. Wow. Ora io però non ho dietro gli strumenti da crevicing, quindi intanto fammi capire la magnetite qua come siamo messi. Oh, senza magnetite ragazzi io non ho mai trovato oro, non so voi, a parte infessura, ok, ma quarzo lo vedo, c'è un po' di quarzo, dai, guarda, c'è il quarzo, vedi, ancora grezzo, non è arrotondato, levigato, c'è il quarzo. Fammi dare un'occhiata solo alla magnetite un attimo prima qua. Qua quarzo c'è, torrente sembra mineralizzato, e però ragazzi se non c'è la magnetite vediamo, il quarzo c'è, guarda, vediamo un po', ma proprio niente ragazzi, mamma mia, ma proprio niente. Ehi, ma proprio no, c'è una zanzarina anche qua sopra, quello sì, ma quarzo, c'è quarzo, oro, un bel torrente, niente da dire, favoloso, anche solo da visitare, guarda. Bel torrente tutto, ma non qui, ha scaricato qua sopra. Ma che? Ma non c'è proprio assolutamente qua. C'è quarzo, sì. Quarzo sì, ma non è un quarzo probabilmente aurifero, perché il quarzo aurifero è comunque legato anche a una magnetite, dai. Certe pietre non è che le riconosco, anzi molte non le riconosco proprio. E se ci fosse oro sarebbe sotto un bel po', ok, però la magnetite come contesto la troverei se ci fosse prima qua. Vediamo qua. Se non trovo magnetite non ci provo neanche ragazzi, è inutile, perché ma no, guarda, è inutile, dai, no, non mi fermo, non faccio neanche una battea qua, no, perché se ci fosse oro probabilmente è in fessura e non ho gli attrezzi, ma se ci fosse, ma il fatto è che non c'è nemmeno la magnetite, insomma, e quindi bel torrente, ci ho fatto un giro, ma non ci vedo nulla di buono qua, neanche da fare una prova ragazzi. Poi voi dite sì, qua che cazzo fai, non ti fai una prova, e ci avete ragione anche voi, non si fa andare via senza mettere giù una batea. No? Un po' una follia, no? Però vedi, non c'è magnetite, non sai neanche dove andare a. Cioè non è che dici c'è un accumulo e provi lì, non c'è magnetite da nessuna parte. Posso provare nel ghiaietto qua nel ghiaietto, ma non. Qua sta roba qua, guarda.
Oh, non so che dire, facciamo una parata qua. Ah, qui. Magari qui. Allora, non hai un riferimento, no? Perché non c'è un'etichetta. Quindi. No, siamo qua. È vero che è una follia non provare, no? Vediamo, facciamo un assaggio qui. Oh, acqua ghiacciata, siamo in metà agosto, c'è un caldo, ma qui l'acqua è veramente di montagna, ragazzi. Oh, non si può stare qua con le mani in acqua. E quarzo c'è comunque, dai. Nah, vediamo. Questo è il materiale che c'è qua, vedi? Tutte mica scisti, insomma. Ma sotto non resta niente, vedi? Sotto non resta il nero, vediamo se mi sbaglio. Se troviamo tracce. No, ci sono delle amiche che sono colorate di giallo, addirittura sembra quasi oro che va giù pagliuzza, ma non è assolutamente, non c'è oro qua, no, ma non c'è niente proprio, ci manca proprio il nero. Ragazzi, me ne vado, ci ho provato, non è inutile, non, dalla mia esperienza, allora, o ci sono pepitelle che si sono staccate dal quarzo, grezze, e allora ci vuole un lavoro di crevising che non ho portato perché vedo che sono un po' di, c'è un po' di fessure bedrock, ma intanto devo anche risalire di qua. Oh, che cazzo, c'è un sassolino nella scarpa di nuovo. Maledizione. Allora, ma chi ce l'ho? E non posso riuscire a passare.
Questo di qua. Un po' di ortica. Ok. Non c'è niente, ragazzi. Ragazzi, su scisto ho come l'impressione che su scisto il quarzo non sia così potenzialmente aurifero, a confronto di rocce intrusive granitiche, granitoidi, granodioriti, ho come l'impressione che questo è tutto scisto, vedi? Ho l'impressione che il scisto non... poi c'è sempre quello, il tipo di pinerolo che è tutto scisto e trova le pepite australiane, pazienza. Vabbè, buona visione, sognatori.